Buonasera, il tema che vorrei affrontare è un po' figlio di alcuni riferimenti che avete ascoltato nelle doppie introduzioni, quella del consigliere Sica e del garante europeo Mattarella. Ed è riferito alla nuova concezione della difesa, della protezione dei dati personali, con un'espressione un po' forzata, diciamo la verità, perché il regolamento parla di responsabilizzazione, questa è un po' la traduzione italiana di questa accountability, che forse rende meglio. Accountability c'è dietro una griglia di buone pratiche, in qualche modo sono le indicazioni tipiche, un po' contabili, no? Che rappresentano il vademecum di chi responsabilmente si trova ad essere responsabile di un trattamento di dati. Provo a dare un po' l'architettura nella quale ci stiamo muovendo, l'architettura legislativa, perché è un po' complessa e forse rende anche bene l'idea di come anche il legislatore si sia dato questi 2 anni di tempo, no? Il primo check si farà nel 2020, perché probabilmente capiteranno altre cose anche in chiave normativa di qui al 2020, e cerco di spiegarlo. Allora, intanto parliamo del regolamento. Il regolamento non è nato solitario, e cioè nella sede europea ha un suo gemello, che è una direttiva che invece si riferisce alla prevenzione, il contrasto, alla repressione dei crimini con riferimento anche alle sanzioni penali. E cioè questo è il cosiddetto pacchetto privacy che nel gennaio del 2012 la Commissione europea ha presentato. Quindi c'era questa direttiva e c'era a fianco invece il regolamento, che ci riguarda da vicino, che avrebbe, anzi ha sostituito, la direttiva 95/46, di cui poi in attuazione il decreto legislativo italiano. C'è stato un accordo nel 2015, queste date sono importanti perché uno capisce anche il percorso temporale, cronologico delle disposizioni legislative europee, che hanno un po' più di farraginosità con riferimento ai passaggi necessari che implicano un coinvolgimento della parte che rappresentano i governi, la Commissione, il Parlamento, e all'interno del Parlamento c'è la divisione per aree a seconda dei settori che sono coinvolti. La plenaria del Parlamento che adotta i due testi è del 2016, quindi a distanza di 4 anni. La segnalazione è anche legata al fatto che poi capirete alcuni dibattiti pubblici iniziati nel 2012 non erano più attuali nel 2016. La pubblicazione è praticamente immediata, ovviamente una volta che c'è l'approvazione dell'adunanza plenaria, maggio 2016. Entra in vigore la direttiva, l'altra, e pochi giorni dopo entra in vigore il regolamento. Il regolamento, è stato detto, viene ad essere applicato in via diretta in tutti i paesi dell'Unione Europea. Prima stranezza, una direttiva che viene sostituita da un regolamento, una direttiva che per definizione non è applicabile direttamente, ma lascia dei margini di scelta agli Stati membri, un regolamento che è applicabile direttamente, un regolamento che sostituisce una direttiva e la va ad abrogare. Ma che succede nel frattempo negli Stati membri? Che poiché quella direttiva non era applicabile automaticamente, ma lasciava appunto dei margini di scelta, significa che nei 28 paesi membri, 27 tra un po', i decreti di attuazione hanno dei pezzi che
non sono previsti dalla direttiva in modo uniforme per tutti i paesi membri, ma sono pezzi appropriati evidentemente alle scelte legislative che in piena sovranità ciascun paese ha fatto. Di qui il dibattito tutto italiano, perché si è riprodotto negli altri paesi, se il regolamento, ancorché abrogante la direttiva, una volta trasposto nell'ordinamento italiano, dovesse ritenersi come abrogante anche il decreto legislativo di recepimento. Perché il decreto legislativo di recepimento non era la trasposizione della direttiva, ma accanto a una trasposizione della direttiva, quindi tutta quella parte evidentemente non lasciati alla discrezionalità degli Stati membri, ci sono delle parti che invece sono state lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. E quel pezzo evidentemente non può essere abrogato dal regolamento se, tra virgolette, fuori regolamento, perché il regolamento ha abrogato la direttiva, ma non quei passaggi che invece nella loro sovranità gli Stati membri hanno, magari anche in modo aggiuntivo rispetto ai contenuti della direttiva, inserito nel decreto legislativo. Cosa è successo in Italia? Che si era pensato inizialmente che anche il decreto legislativo andasse abrogato dal regolamento, invece il decreto legislativo di recepimento del regolamento, quello che è stato trasmesso, per intenderci, il 10 maggio scorso alle commissioni parlamentari che dovranno dare i pareri finali prima di andare al governo, e poi verrà a quel punto approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, hanno invece ritenuto, il decreto di attuazione, che invece sopravviva anche, no, quello che viene chiamato il codice. Ma come sopravvive questo codice? Penso forse qualcuno di voi ha sfogliato il decreto legislativo, sopravvive il codice in maniera paurosamente devastata, perché voi andate a leggervi il decreto legislativo, il quale cerca davvero con grande fatica di interpolare quelle norme del regolamento che rispetto alla direttiva e rispetto al decreto di attuazione della direttiva a questo punto sono rendono incompatibile il codice e quindi le spunge, mantenendo invece salve quelle che non sono incompatibili e anzi rientravano in quella discrezionalità dell'Italia e quindi non possono essere spunte, salvo che quel legislatore decida di spungerle, ma non come attuazione del regolamento. E quindi c'è tutto il tema della delega, perché la delega è legata all'attuazione del regolamento, e tant'è che poi il governo, no, che ha la delega, ma se viceversa si trattava di andare ad abrogare dei pezzi di norma che erano fuori dalla vecchia direttiva e quindi erano nella discrezionalità del Parlamento italiano, non è che si può assegnare al governo la possibilità di abrogare una legge, sarà il Parlamento italiano che eventualmente potrebbe approvare a questo punto una nuova legge e andare ad abrogare quei pezzi del vecchio codice che erano in qualche modo, tra virgolette, fuori dai contenuti essenziali e obbligatori della direttiva. Tant'è vero che, direi correttamente, in punto di fonti del diritto, il decreto legislativo, questa bozza che sta circolando, ha mantenuto in vita il codice, ma lo ha ovviamente spogliato con una tecnica legislativa che davvero lascia un po' sgomenti, perché nel leggere un testo che dice si rinvia, si richiama l'articolo, interi articoli dove ci sono solo richiami e rimandi ad altri articoli abrogati o non abrogati, oggettivamente c'è un gran lavoro per gli avvocati, però lo spirito anche con cui parlava il garante europeo, che sono anche temi un po' di cittadinanza che dovrebbero essere immediatamente percepiti da tutto il comparto delle aziende, delle associazioni, degli enti pubblici, anche degli studi legali o studi commercialisti, che le università, meriterebbero anche di essere compresi senza l'ausilio necessario di un avvocato. E devo riconoscere tra l'altro che non è neanche facile per un legale andare a fare queste interpolazioni e riuscire a capire cosa si apre, perché ogni disposizione occorre avere accanto la vecchia direttiva, il codice, il nuovo regolamento, il decreto legislativo, cioè in sostanza quattro fonti, e attraverso queste quattro fonti
Io in un convegno l'altro ieri a Roma 3, dove appunto abbiamo presentato il decreto legislativo insieme alla commissione di esperti del Ministero che lo ha scritto, ho azzardato, ma non è un azzardo, che di qui ai prossimi due anni ci sarà la necessità di fare un testo unico, dove invece far confluire anche con la sovranità del Parlamento tutto il tema. Non si è potuto fare per questo motivo, perché dentro il codice c'è un pezzo che riguarda le comunicazioni elettroniche, che invece è sottoposto a un altro regolamento dell'Unione Europea, ormai arrivato al traguardo. E quindi, essendoci dentro quel codice anche la parte sulle comunicazioni elettroniche, noi dobbiamo aspettare quest'altro pezzo di normativa europea, che è appunto il regolamento, e solo a quel punto noi avremo contezza piena di cosa di quel vecchio codice è stato a questo punto aggiornato, abrogato da questo regolamento, di nuovo, immediatamente applicabile. Allora a quel punto potremmo dire che avremo le bocce ferme, e quindi anche il vecchio codice, quella parte che non rientrava dentro i contenuti del regolamento, col nuovo regolamento che riguarda le comunicazioni elettroniche, possiamo a questo punto trasporlo nell'ordinamento italiano, fare anche lì tutte le verifiche di che cosa necessariamente viene abrogata e cosa invece può rimanere in vita. Lo stessa cosa si può fare a questo punto con il decreto legislativo che ha attuato il regolamento, e a questo punto ci sarà la possibilità di redigere un unico testo unico, un nuovo codice che possa parlare da sé e non senza rinvii, perché invece il rinvio, anche per chi lavora nel settore, è complesso, perché c'è sempre l'idea, noi legali lo sappiamo, poi di sbagliarsi ogni tanto, perché magari quel comma è citato male, oppure c'è anche qualche piccolo errore materiale, allora bisogna fare un'altra interpretazione, allora bisogna aspettare che qualcuno scriva su quel tema, e poi bisogna magari aspettare che ci sia il garante che dà una prima direttiva, una prima lettura. E allora capirete che c'è una responsabilità anche del professionista che assiste, e non indifferente, perché ci si potrebbe trovare a dare un consiglio o un parere che invece poi viene smentito o disatteso da magari una lettura autentica del garante per la protezione dei dati personali. Questa è l'insidia di quei testi normativi dove non vi è chiarezza, e questo è evidentemente il decreto legislativo che è sotto gli occhi di tutti, che insomma sta circolando pubblicamente, ma tanto tra qualche giorno lo vedremo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E questa parentesi era necessaria per collocare il tema e i contenuti del regolamento con riferimento a quel minimo di valutazione rispetto alle fonti che attualmente disciplinano il tema della protezione dei dati personali. 10 maggio, dicevo, viene trasmesso il decreto legislativo. Faccio un brevissimo excursus, perché già il professor Sica Puttarelli l'hanno descritto bene, ma vorrei in maniera quasi plastica descrivere i passaggi un po' epocali legati al tema della privacy. Tutto nasce nel dopoguerra, e cioè ci troviamo in un mondo ancora diviso, c'è anche la guerra fredda tra l'altro, e a un certo punto il tema della identificazione dei cittadini è un tema particolarmente odioso e anche fortemente discriminatorio, perché poi porta anche a situazioni aberranti, perché quando si è stati nemici nella guerra, a un certo punto gli strascichi vanno avanti per decenni. E allora in quel momento storico, siamo finire negli anni 50, anni 60, esistevano già i primi laboratori elettronici che cominciavano a, in modo, a classificare anche le identità dei soggetti. Capirete che qui non è il tema della protezione dei dati moderna, ma il tema davvero legato strettamente a dei diritti, diciamo così, non contendibili, che fanno parte dell'integrità
della persona, anche l'integrità fisica evidentemente, perché poi una volta ricavate quell'identità attraverso la ricostruzione di quel soggetto, aveva partecipato, stava con, aveva fatto una certa azione, e poi la conseguenza era talvolta anche l'eliminazione dalla faccia della terra di quel soggetto. E quindi dietro quel dato non c'era tanto l'idea come oggi di trasferirlo ad altri, ma era proprio di riconoscere quel soggetto e attraverso l'identificazione di quel soggetto poi evidentemente operare attraverso le conseguenze delle azioni volte spesso a eliminare il soggetto stesso. Nel nord Europa quindi nasce un po' questa idea, la sindrome del pesce rosso. Questa già è una trasposizione della modernità che cerca di farne un po' una teoria di quando si viene a diventare un po' oggetto di interesse altrui, no? Il pesce rosso nella sua vasca e tutti intorno che lo guardano. E questa idea sposta a questo punto l'attenzione da un tema molto più drastico, quindi di queste liste che venivano un po' precostruite per identificare tra virgolette i nemici, all'idea che con l'automazione, ed è questo il passaggio tecnico, comunque senza saperlo ci stavano altri soggetti che andavano a scrutare la tua identità. E il tema implica che per la prima volta entra in gioco la necessità di dare in capo al, oggi lo chiamiamo il soggetto interessato, potremmo dire al titolare vero del dato, al proprietario di quel dato, la necessità di poterlo controllare. Perché quel controllo implica anche impedire eventuali aberrazioni, perché nel momento in cui si sa che si è schedati all'interno di un certo sistema, si sa che evidentemente quella schedatura è propedeutica a qualcos'altro. Il tema passa dai temi, diciamo, degli strascichi del dopoguerra ai temi delle multinazionali, perché queste schedature passano a un certo punto ad avere invece un interesse oggettivamente economico, a suscitare un interesse economico, perché anche le multinazionali cominciano a interessarsi anche a livello di cittadinanza quali sono alcune tipologie di soggetti, cittadini, individui che possono essere evidentemente più o meno interessati a reagire positivamente nei confronti magari di un investimento che poi implica anche una produzione, prodotti e così via. Quindi il tema che inizialmente riguarda proprio dati estremamente sensibili, o meglio la ricostruzione di un'identità per andare contro l'integrità fisica, invece la ricostruzione di un'identità che comincia ad affacciarsi all'interno del mondo industriale. Ed è la normativa più significativa è proprio legata alla normativa del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Strasburgo, che riguarda proprio il trattamento dei dati personali. E questo articolo 5 è importante perché dà una prima definizione della necessità di mettere in sicurezza i dati anche attraverso la tecnologia. I dati, siamo nell'81, quindi insomma stiamo parlando ormai di 40 anni fa, quasi 40 anni fa. I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata, questo è il salto di qualità, finché la schedatura è, diciamo, manuale, individuale, evidentemente è meno rischiosa perché il dato è statico. Attraverso l'automatizzazione il dato diventa intrecciabile con altri dati e a quel punto offre, arricchisce a chi ha messo insieme più dati un identikit ulteriore rispetto a quello che avrebbe offerto il singolo dato. E questo che è importante per l'interessato, il titolare vero del dato,
sapere che qualcuno sta associando il proprio dato ad altri dati personali e insieme consentono di avere un quadro che evidentemente è utile per qualche fine, ed è bene sapere quale sia quel fine. Dati a carattere personale oggetto di un'operazione automatizzata sono ottenuti, elaborati in modo lecito e corretto, registrati per scopi determinati, illegittimi, impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini, adeguati, pertinenti, non eccessivi, conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati. Quindi sono i primi canoni di correttezza di trattamento, per certi versi molto moderni, molto anche vicini al regolamento di oggi, che di per sé non vieta ma regolamenta, e anche in qualche modo diverso invece dalla direttiva, che dava una zona nera, una zona grigia, una zona bianca. Qui è più una regola generale che implica una correttezza nella trattamento automatizzato di questi dati. E sempre nell'81 emerge la prima riferimento a un tema che riguarda la sicurezza. Questo è interessante perché qui sono presenti ingegneri, avvocati, e personalmente ritengo che noi abbiamo un deficit formativo a livello universitario su questo tema, perché il tema non si esaurisce con le competenze presenti intorno a questa, dentro questa sala. C'è tutto il tema dell'informatica, il tema dell'economia, il tema della sicurezza anche a livello di strategia, e ahimè, non esistono classi di laurea che oggi formino discenti che abbiano tutte queste competenze insieme. E non mi riferisco a una laurea magistrale, sarebbe sufficiente una laurea triennale che andasse dentro questi temi e consentisse con un buon intreccio di dipartimenti diversi, dal sapere ingegneristico, quello economico, quello informatico, quello giuridico, di ottenere a questo punto una figura che dopo 3 anni di formazione possa rappresentare un referente per questi temi. Per cui il tema della sicurezza introduce a questo punto un elemento che implica un interesse pubblico, non soltanto un interesse, diciamo, privato, perché finché si parla di diligenza siamo, potremmo dire, in rapporti un po' orizzontali, no? Il professionista, un certo trattamento, una certa adeguatezza ai canoni anche definiti con riferimento a quella professione e a quel oggetto specifico. Quando entriamo dentro il tema della sicurezza è come se si uscisse dal quanto uno può fare a livello personale, ma si entra dentro un'area di rischio che, per quanto uno ce la possa mettere tutta a livello di prestazione intellettuale, c'è tutta una parte strumentale che invece è evidentemente un fattore che sfugge alla diligenza del professionista. Ci vogliono evidentemente altri professionisti, ma poi ci vogliono anche altre infrastrutture, e non è un caso che anche Buttarelli abbia fatto riferimento all'ultimo provvedimento del governo che invece riguarda la cybersicurezza, appena passato al vaglio del governo, ormai in via di uscita, e la cybersicurezza sta dentro questo tema come infrastruttura. Però va di pari passo con anche la responsabilità del professionista, perché tanto più ci sono buchi nelle reti, tanto più il professionista, pur non essendo responsabile, lo diviene, perché quel rischio viene assunto a questo punto come caratteristica anche della sua prestazione professionale. E lo vedremo adesso anche nella dinamica del titolare, responsabile, il DPO. Sempre in quest'ottica di responsabilizzazione, la Convenzione di Strasburgo inserisce, forse per la prima volta, il diritto all'accesso e al controllo. Ogni persona deve poter ottenere la rettifica di tali dati. Questo è importante perché è l'anello di congiunzione fra la dimensione personale del dato e, potremmo dire, la dimensione commerciale. E cioè la rettifica implica che
è il, l'interessato che può decidere se quel dato può rimanere anche ad essere considerato come merce, ma deve avere la fisionomia di essere un elemento che rispecchi l'identità, magari non oggettiva, ma che l'interessato ritiene sia quella più congrua con la propria personalità. La rettifica in fondo è questo. La rettifica, uno chiede che venga disposta, magari hanno detto pure la verità, e magari io sono pure come viene descritto in quell'articolo apparentemente diffamatorio. Ma tuttavia, se non si sono seguite quella regola della pertinenza, della completezza, ho il diritto a un ripristino di una mia dimensione, di una mia immagine, ancorché magari potrebbe allontanarsi da quello che io sono realmente. Questo bisogna fare attenzione, perché alla fine è più corretto che sia arbitro della propria dimensione personale il soggetto interessato che non un terzo. E la rettifica ha proprio questo preciso scopo di ricondurre, in qualche modo rimettere, riallineare una dimensione che evidentemente già qui non interessa più tanto l'aspetto personale, interessa più quel dato come fonte di possibili comportamenti che poi statisticamente a un'impresa interessano. E tuttavia, se trascina all'interno anche degli elementi personalissimi che si ritengono a questo punto inopportuni, si può chiedere la rettifica. Sono stati fatti esempi molto delicati, no? Il fatto di un pignoramento, è chiaro, tanti pignoramenti potrebbero avere bisogno anche di un consulente per certi versi, no? Quindi è interessante da un punto di vista, diciamo, del mercato, però uno non ha piacere di essere identificato, del resto il caso Google Spain, il famoso diritto all'oblio, nasce proprio da un banale pignoramento. Banalissimo pignoramento che per legge doveva, l'elenco doveva essere conservato per legge nell'elenco dei soggetti pignorati, giustamente, perché c'è un archivio anche lì. Il problema è che l'archivio era online, e quindi fino a che non esisteva internet, tutti hanno subito il pignoramento, c'è un archivio nascosto, non vede nessuno, bisogna andare a fare proprio un investigatore. Nel momento in cui viene messo online è già un dato che a questo punto può essere consultato da tutti. Ma la cosa più grave è che in realtà veniva selezionato dal motore di ricerca. E quindi il motore di ricerca, che è il primissimo elemento su cui andare a ricostruire l'identità di un soggetto, ciascuno di noi quando magari deve incontrare per lavoro una persona che sa che anche a un certo livello, va su Google, mette il nome e il cognome, tra virgolette, e viene fuori un po' di notizie, più o meno sommari, ma insomma un identikit lo fanno. È chiaro, se la prima stringa è pignorato, 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 è evidente che quell'informazione è devastante, perché poi quel poveretto che cosa aveva fatto? Era andato a chiedere credito, e quindi è andato a chiedere credito a una banca, e la banca, senza neanche fare la due diligence interna, aveva già trovato su internet che era un po' inaffidabile questa persona. Poi da vedere che poi sia inaffidabile, che il pignoramento risaliva tanti anni prima, e quindi non gli ha fatto credito. E questo dice: ma come è possibile? Io non sono solo quello che appare su Google, io sono molto altro. E quindi tutta la vertenza ha portato poi al diritto, come si dice, a rettificare, alla cancellazione, all'oblio, non ovviamente nel sito legale, perché se voi andate nel sito dei pignoramenti in Spagna c'è ancora quel nome che è stato pignorato, non so, nel 2005, facciamo finta, ma nella indicizzazione del motore di ricerca, se mettete il nome e il cognome di quella persona, non vi mette nell'elenco dei link, anche il link non ve lo mette, dell'ufficio pignoramenti spagnoli. Ed è lì il vulnus. Non tanto che uno va dentro l'ufficio pignoramenti e cosa fa? Se li legge tutti, non... quanto invece uno per altri motivi trova delle informazioni in questo senso addirittura devastanti, perché è questo salto di qualità di un'identità che si forma appunto di un dato che evidentemente a questo punto diventa il dato più significativo, perché inserito nella biografia informatica di quel soggetto. La biografia oggi è proprio Google
le nostre biografie si ricavano le nostre, volenti o nolenti, si ricavano anche da quello che appare in rete. E il diritto però dell'interessato è ancora prima della decisione della Corte di Giustizia Europea. La direttiva, ripeto, direttiva, oggi c'è il regolamento, ma il codice risente ancora della direttiva per i motivi che vi ho detto, perché la direttiva, il codice che ha trasposto quella direttiva, non è oggi abrogato dal decreto legislativo e dal regolamento. Quindi avremo in vigore codice, regolamento e decreto legislativo. Quindi occorre comunque, anche come percorso cronologico e non solo, vedere quale fosse l'impalcatura della direttiva. E siamo davanti a una dimensione, potremmo dire, di massa rispetto agli elaboratori, ai primi elaboratori che all'inizio erano evidentemente pochi, enormi, lenti, e quindi a un certo punto il tema era per certi versi più facile, perché nel momento in cui uno sapeva o aveva notizia che il suo nome, la sua identità era in qualche modo conservata da un elaboratore a fini di check con incroci di dati, era abbastanza facile mandare una diffida, e in questo senso il regime era quindi quello autorizzatorio, e cioè bisognava chiedere il permesso per trattare quei dati. E oggi ciascuno di noi ha la sua possibilità di elaborare dati altrui, e quindi a questo punto il controllo cambia, oggi, cioè ieri, ed è attraverso la notifica, no? Quello che ci diceva Buttarelli, che adesso tra l'altro non ci sarà più. E cosa succede con la direttiva 9546, il primo elemento? Che ci troviamo in una chiarissima divaricazione fra il dato sensibile e non contendibile e invece quel dato che viene ritenuto utile al mercato. Ricordiamoci sempre che sono direttive che entrano non in uno scenario di sovranità legati a tutto il diritto, ma solo il diritto dell'economia, il mercato. Noto, diritto di famiglia. Il diritto di famiglia, l'Unione Europea non riesce a imporne un'omogeneità, e lo sappiamo, tantissimi casi che sono alle cronache ogni giorno, perché quello fa parte di un tema che non è economico patrimoniale, non è mercato. Fa parte, potremmo dire, l'etos, la cultura, i valori di un popolo. E lì non c'è un trattato che dia delle linee comuni, come invece nel campo economico. E qui siamo un po' a metà strada, perché il dato può rappresentare un elemento personalissimo e non negoziabile. Il tempo, l'onore, il decoro, la reputazione erano norme di diritto pubblico penale che non se ne poteva disporre neanche il singolo soggetto. In qualche modo anche oggi è così. Oggi ovviamente sono cambiati i parametri, quindi quello che era onore 50 anni fa oggi non l'è più, quello che era decoro 50 anni fa oggi non l'è più, quella che era reputazione buona oggi non l'è più, però i principi sono sempre quelli, cioè in qualche modo potremmo dire si è abbassata un po' l'asticella, ma sotto una certa soglia comunque sono indisponibili. Abbiamo tantissimi casi anche di giurisprudenza dove un'azione, ancorché consentita dal titolare, se mette in forte discussione il decoro, la reputazione, è comunque vietata. Il caso giurisprudenziale francese è questo, si chiama così, il lancio del nano, molti di voi lo conoscono, ma una persona che per fattezze fisiche evidentemente si prestava a quella performance e che per certi versi ne riceveva un beneficio economico da quella performance, e tuttavia è stato ritenuto che andava contro la sua dignità ed è stato vietato, e quindi non è disponibile
quel bene, mutatis mutandis, è quello che succede proprio con i dati personali. Ce ne sono alcuni che sono, potremmo dire, quando nel nostro codice civile si fa riferimento al nome, all'immagine, e poi tutta la costruzione è stata che quando sei lo sfruttamento economico entra dentro la circolazione, quando invece è il vendersi il nome, questo non può essere negoziabile, perché come vendersi l'identità è una forma di schiavitù in qualche modo. Allora, il dato nella direttiva 95/46 viene ritenuto invece suscettibile di essere messo in circolazione. C'è una direttiva che prende atto e quindi consente a questo punto la possibilità di offrire al mercato elementi personali. Come? Con il controllo del soggetto interessato. Primo, autodeterminazione come espressione di libertà e mezzo per legittimare sfruttamento economico dei propri dati. Quindi è un salto di qualità importante, perché non è vietato, si possono sfruttare purché sia io che ti do il consenso, no? C'è l'informativa, c'è il consenso al trattamento, questo è un trattamento ovviamente funzionale a quel rapporto economico, c'è poco da fare, non firmo niente, quando invece non è funzionale ma significa trasferire ad altro oppure farti combattati col direct marketing, a quel punto io posso dire no, ma l'operazione economica mi importa lo stesso, perché altrimenti andremo contro quell'autodeterminazione che non può essere tale che mi espelle dal mercato. Vuol dire che io rimango nel mercato, ma posso a questo punto scegliere qual è la sorte del mio dato laddove non sia strettamente funzionale quell'operazione economica che posso in essere. E quindi in questi casi il consenso deve essere espresso, esplicito. C'è quindi una grande fiducia del mercato. E il salto di qualità e il rischio sociale diventa il rischio personale con gestione personale, in qualche modo fine del paternalismo, no? Non è più a questo punto lo Stato che dice no, ma sei tu che dici no. Non è più lo Stato che dice no per conto tuo, ma sei tu che dici no, di dire sì o no. E siamo dentro la direttiva, regolamento, e qui arriviamo alla nostra attualità. E amplia il concetto di responsabilità e in questo senso inserisce un alto grado di libertà organizzativa. E lo diceva bene il professor Sica quando faceva riferimento, no, alla notifica. È la libertà a un prezzo, sempre. E la libertà organizzativa implica responsabilità organizzativa. È davvero l'evoluzione paternalismo, autodeterminazione, a questo punto l'altra faccia, autodeterminazione dei soggetti non interessati, ma i soggetti che trattano quei dati. È un salto di qualità, cioè prima qualcosa di totalmente invasivo, visione negativa a chi utilizzava i dati altrui, poi visione un po' neutrale a dire beh, però possono essere utili per le aziende, per il mercato, purché tu dia il consenso. Oggi si dice, sono utilissimi, come è stato detto, il petrolio del XXI secolo, l'oro del XXI, è così, sono utilissimi, non c'è discussione su questo. E quindi non c'è il tema del consenso, non voglio, certo quello rimane sui dati sensibili, quelli che io ritengo, no, li chiamo disponibili, cioè ovviamente il dato sanitario, i dati che riguardano opinioni politiche, il credo religioso, ci mancherebbe altro, quelli non entrano nel mercato, tra l'altro il mercato non avrebbe neanche le competenze per farlo rientrare per questa competenza dell'Unione Europea, invece tutto il resto è nel mercato e lo è a questo punto per definizione. E quindi il tema non è più tanto il controllo della circolazione è in rimessa, ma evidentemente è la conoscenza di che cosa succede in quella circolazione, la trasparenza. E quindi la responsabilità del soggetto che invece tratta questi dati è una responsabilità che non deve aver paura di trattarli e non deve aver paura di renderli utili al suo business, ma proprio per questo deve dotarsi di un armamentario molto rigoroso
che sembra un fai da te ma non è un fai da te, perché è tutto tracciato in disposizioni molto analitiche che devono andare incontro sempre a quei principi in fondo della convenzione dell'81. Quelli rimangono sempre quelli: la pertinenza, la sicurezza, l'accuratezza, cioè sono tutti principi che a questo punto non sono più lasciati al controllo del soggetto interessato del dato, ma diventano merce, elementi di un'azienda, di uno studio, di un ente, i quali li utilizza a fini di utilità anche interna, ma tuttavia deve a questo punto gestire tutte le procedure. E per certi versi gli viene attribuito, si faceva richiamo all'articolo 2050 del codice civile, che è una sorta di responsabilità oggettiva, dunque c'è l'inversione dell'onere della prova, no? Le attività pericolose per definizione sono pericolose, e quindi tu per definizione se succede qualcosa sei in colpa. Poi se però dimostri che quella fabbrica di fuochi d'artificio più di così non potevi fare, avevi avuto tutte le verifiche, tutti i controlli delle ASL, i pompieri, tutto a regola, a un certo punto diventa un elemento accidentale. Però devi portare al giudice tutte le prove che hai fatto di tutto perché le misure di sicurezza fossero assolutamente rispettate. Questa è la logica. Devi dimostrare te, cioè tu non eri della prova, che se c'è stata una violazione di quel dato non è stata una tua colpa. Per definizione è colpa tua. Se tu porti all'attenzione tutto questo percorso, diventa l'elemento che ti deresponsabilizza e quindi non ti viene imputato sostanzialmente quell'atto e quell'attività. E questo ovviamente, i due anni sono decisivi, perché quei due anni iniziali sono decisivi, perché io poi vi faccio vedere, ma così anche sorridere, le sanzioni, ma le sanzioni sono qualcosa di mostruosamente aberrante, perché quando si parla del 4% del fatturato, il fatturato, presa in perdita, comunque il 4% del fatturato anche in perdita, cioè, rendiamoci conto, quindi non solo fallimento, ma oltre andiamo, no? Allora capirete quando un giorno mai il garante dovesse applicare una cosa del genere, non alla multinazionale, ma che ne so, uno studio di commercialisti. Ma che succede a quel punto? Capite che ci deve essere qua anche un po' di buon senso nella, per non parlare della responsabilità, perché poi c'è anche tutto il tema del giudice civile, perché qui poi avremo due giurisdizioni, quella davanti al garante per la privacy, che sono sanzioni amministrative, ma a questo punto altissime, un po' penale, un po' amministrative, per cui adesso il governo ci ha rimesso un po' il penale, la commissione di studio l'aveva spostata sull'amministrativo, perché poi ormai è chiaro che fa più paura la somma che non è l'idea della detenzione, poi grazie al cielo non arriva in questi casi, ma invece implica tanti problemi anche con riferimento al proprio curriculum. Ma da un punto di vista invece concreto il governo adesso l'ha rispostato dandogli anche un'eccezione penale. Quindi la accountability, i titolari del trattamento sono chiamati a decidere autonomamente le modalità, le garanzie, i limiti del trattamento dei dati personali, pur se in ottemperanza alcuni criteri rispondenti ai principi privacy by design e privacy by default. Non sono due cose diverse, perché dice by design, by default, sono esattamente sovrapponibili. Nel senso, by default è dire questo ce l'hai questa responsabilità perché quella normativa tu già l'hai assimilata di default, e quindi non puoi un giorno dire no, io questo non l'ho fatto, non lo sapevo, forse no, guarda che è scontato che il titolare sia responsabile da tutto questo, ed è scontato che lui debba individuare un responsabile, che a questo punto da un lato limita la responsabilità del titolare e poi il responsabile ha un suo vademecum, perché invece in questo caso la legge è molto dettagliata per il responsabile, e quindi quel professionista sa esattamente fino a che punto è responsabile e fino a che punto non è responsabile. E by design è legato anche a tutta la progettazione, quindi tutta la progettazione di un modello deve essere strettamente correlata alla normativa da attuare, un algoritmo, per intenderci, che dentro c'ha già tutte le disposizioni normative. Algoritmo a questo punto difficilissimo, perché poiché ci sono
per certi versi anche società concorrenti dei professionisti, no? Che spesso si prendono un laureato in giurisprudenza e gli fanno scrivere la parte giuridica dell'algoritmo. E io sfido che ci siano persone che riescono a inserire i dati giuridici del decreto legislativo con correttezza. Per cui facciamo anche molta attenzione, perché poi è ovvio che avremo bisogno di software e di consigliare anche alcuni strumenti. Facciamo molta attenzione a quelli, perché nel momento in cui poi a un vaglio non hanno preso in considerazione alcuni parametri normativi, la responsabilità non è del programmatore, no, la responsabilità o è del responsabile o addirittura del titolare o del DPO. E quindi da questo punto di vista non basta un software a esentare la responsabilità. Io mi trovo spesso questi temi in ambito universitario e noi abbiamo un'autorità pubblica che ci dice ogni anno i professori quali vanno messi, quali erano messi, gli associati, gli ordinari, i ricercatori, eccetera. Spesso quelle griglie ministeriali che ti dice verde e rosso sono sbagliate perché l'algoritmo è stato scritto male in chiave giuridica. Quindi noi abbiamo delle lauree che rilasciamo, ma non noi università, allora tutte le università italiane, con dentro dei professori che magari non potevano partecipare alla commissione di laurea, ma che nonostante ciò, perché non avevano il titolo, ma che nonostante ciò erano stati invece inseriti nella griglia dei requisiti ministeriali che legittimavano l'università a dare la laurea, e quindi la laurea a tutti gli effetti è stata considerata valida. Ma se poi un giorno qualcuno si impunta e comincia a dire: vediamo davvero se questo professore poteva essere inserito o no, perché lì c'è il tema dell'anzianità, c'è il tema del ruolo, c'è il tema del ricercatore a tempo determinato, adesso ci sono gli straordinari che non sono professori ma valgono come professori, eccetera, eccetera. Tutto questo si ricompone oggi in un modello che in qualche modo sarà lo stesso modello che qualche software presenterà alle aziende che vogliono dotarsi di una traccia che rispettano la normativa di cui ha regolamento. Il titolare dunque deve chiamare, deve decidere, e lo stratega. Poi intanto il titolare chi è? Il titolare è il titolare, cioè il titolare non è ovviamente il titolare del dato, il titolare è il titolare dell'attività, e cioè il dato è funzionale a un'attività. Esempio mio nel mio piccolo, in uno studio legale, quali sono i dati? I clienti hanno tanti dati, io ce l'ho l'archivio, cioè ci mancherebbe altro, come li contatto, come li cerco, li divido anche a seconda dei procedimenti, no? Un altro, appello, cassazione, cioè. E perché? Perché sono funzionali all'oggetto sociale della mia attività. E chi è il titolare? È il titolare dello studio, non è che un altro. È questo. In un'azienda chi è il titolare? È l'azienda in quanto tale, è la struttura, però poi alla fine in carne e ossa chi è? È l'amministratore delegato. Oppure ci sono le direzioni e il direttore generale, perché ovviamente la responsabilità va vista in concreto, in questo caso un'azienda piccola con un amministratore unico sarà l'amministratore, e in quanto titolare nomina subito il responsabile, perché fa il primo adempimento è quello di nominare il responsabile, quindi già tanto una cosa importante l'ha fatta. E poi però deve anche dare un po' di direttive su come rendere il responsabile operativo e dirgli: io nella mia attività faccio questo, faccio questo, faccio questo, e quindi sappi che i dati potrebbero essere nascosti in un computer che viene lasciato inavvertitamente aperto. Poi parliamo anche di cose molto banali, regole di buon senso, un computer lasciato aperto, o che ne so, l'uso del cellulare. Il cellulare privato non può avere i dati dei clienti dentro dell'azienda, perché se poi si licenzia il lavoratore o viene licenziato, quell'affare lì non è più controllabile. Invece se tu ce l'hai nel cellulare aziendale, lo restituisci. Sembra una cosa, ma quanti di voi c'hanno anche per comodità, perché magari l'hanno chiamato la domenica, perché magari non ce l'hanno neanche il cellulare aziendale, eppure non si può fare, perché non c'è più la possibilità da parte dell'azienda di controllare e quindi di garantire l'interessato che quel dato ha seguito le regole del regolamento, perché nel momento in cui quel dato a quel punto viaggia col device del soggetto che non fa più parte di quell'azienda, inevitabilmente tu hai destinato ad altri un dato che poi altri potrebbero utilizzarlo magari per aprire un'altra attività. Al di là della concorrenza sleale, eccetera, c'è certamente un elemento che non si può avere. E questa è una delle prime cose che quando si invita anche un professore
professionista, perché poi il DPO, lo stesso responsabile titolare, spesso si avvalgono anche di assistenza, e l'assistenza va lì e c'è tutta una prima, si fanno le interviste, iniziano, si va dentro, si fanno interviste a tutti i soggetti e lì gli si fanno una serie di domande, una di queste è proprio questa qui: ma il cellulare quale utilizzate per la rubrica? Utilizzate quello del singolo dipendente o singolo funzionario o quello che viene dato di servizio? Autorità di controllo dà una valutazione ex post. Questa è un po' la spada di Damocle di tutto questo discorso. Prima la notifica, adesso no. Adesso ex post significa che vedremo che poi la valutazione può chiedere dei correttivi, però la valutazione chiede dei correttivi se uno ha dato buona prova di aver posto in essere delle misure, ma se uno non ha posto in essere nessuna misura, che correttivi si chiedono? A quel punto davvero arriva la mannaia della sanzione con tutte le conseguenze del caso. I principi applicabili qui in realtà è solo il Nereto, ma vedete che ritornano sempre i principi dell'81. Dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. Dopodiché, quando è che sono corretti? Quando è che sono leciti? Quando è che sono trasparenti? E anche qui l'organizzazione propria. Per esempio, e qui sono presenti gli avvocati, a questo punto la competenza legale è importantissima, perché solo l'avvocato, il giurista, può parlare di liceità, correttezza, perché lo fa attraverso tanto il sistema normativo, ma anche i principi giurisprudenziali. E quindi è difficile che un ingegnere, un informatico, un economista possano dare quel contributo, però quelli sono i principi che si riferiscono al trattamento, e questo è uno degli elementi che poi fa o meno la responsabilità del titolare, del responsabile del DPO. E la limitazione delle finalità, perché evidentemente qui le finalità devono essere legate all'oggetto sociale di quell'attività. L'esattezza, la conservazione evidentemente deve essere strettamente legata all'utilità e anche all'interesse, l'integrità e la riservatezza. E vedete, la prima volta che si parla di accountability è all'articolo 5,2, dove tra parentesi c'è responsabilizzazione. Questa è la traduzione italiana, non se ne parla più nel regolamento, solo qui ci sta. Eppure la responsabilità, che dice il titolare del trattamento è competente per rispetto del paragrafo 1, e grazie, è competente per tutto a questo punto. Cioè è un rinvio, questo principio di responsabilizzazione, che significa che tutto quello che c'è dalla lettera A alla lettera F sono i contenuti che daranno o meno la patente di soggetto responsabile o no. Allora, vediamo il titolare del trattamento. Chi è? Persona fisica o giuridica, società o ente nel suo complesso, nel senso che viene imputato all'ente la titolarità di quei dati, anche se poi l'ente è incarnato da una funzione che è svolta da un amministratore o un direttore generale. Queste sono le due. L'autorità pubblica, il servizio a altro organismo che singolarmente insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è quello che è il governo. Al governo di quell'attività, e quindi è solo lui che lo può determinare il trattamento, perché in uno studio di ingegneri ci sarà il titolare che dirà: li trattiamo in questo modo, poi si farà assistere e avrà altri soggetti. Le sue responsabilità del titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento, nonché dei rischi, aventi, probabilità e gravità diverse per i diritti e libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Tosta questa cosa, cioè qui dentro ci sta un principio di adeguatezza, che è un po' il nesso che ci sta fra tutte le misure e poi l'effetto, che effettivamente tutto questo ha garantito un margine di sicurezza importante, che però è davvero rilasciato a un'ampia discrezionalità organizzativa. Ed è qui dentro che si annida poi anche la perplessità di tanti operatori, perché io personalmente, ma usciamo dal contesto di un commento alla legge, io avrei fatto più velocità,
velocità diversa a seconda delle attività, e cioè nel momento in cui parliamo di una multinazionale, certo che ci sono tanti dati, ancorché non sia una multinazionale che questi dati ha una rappresentazione esterna, perché poi vedremo il DPO, invece non è obbligatorio solo in alcuni casi, cioè quando in qualche modo questo trattamento è seriale ed è funzionale alla propria attività, che sono un'università che ha gli studenti, è ovvio che il DPO lo deve avere, perché è noi sapere i nomi, gli immatricolati, abbiamo comunicazioni continue, una società di marketing, il DPO è obbligatorio. Una banca, il DPO obbligatorio, un'assicurazione, il DPO obbligatorio, cioè tutti quelli che con quei dati ci lavorano quotidianamente. Chi non ci lavora quotidianamente, come uno studio, come un artigiano, o un'impresa che fa bulloni, a questo punto il DPO non è necessario, ma rimane esattamente questa responsabilità di cui all'articolo 4,1 dell'articolo 24. Prego. Posso chiedere un chiarimento? Anche lei voleva parlare. Determina finalità e mezzi il titolare. Un esempio, diciamo, un direttore generale di un ospedale e un dirigente, per esempio, dei sistemi informativi. Il direttore generale dà al dirigente del sistema informativo, o a qualsiasi altro dirigente, una sorta di autonomia finanziaria concedendogli un budget. Il dirigente del sistema informativo a questo punto determina finalità e mezzi per alcuni trattamenti specifici, come per esempio potrebbe essere il sistema di backup, per il quale lui fa una gara, acquisisce il sistema e determina poi questo backup come deve funzionare e quali possono essere le finalità. Quindi questo dirigente nei confronti del direttore generale, è chiaro che il direttore generale è il titolare che rappresenta l'azienda, però il dirigente determina finalità e mezzi di alcuni trattamenti. Non può essere considerato responsabile, secondo me, perché il responsabile interno, c'è cioè tutta quella discussione del responsabile interno. Cosa mi sa dire riguardo questa confusione mia personale? Di questo? Oh no, ma la discussione non è una confusione, è una domanda molto pragmatica. È evidente che dentro le organizzazioni aziendali il titolare rimane il responsabile ultimo di tutto. Poi lì dentro giochiamo con le professionalità, che sono un altro tipo di responsabilità, potremmo chiamarla orizzontale. No, la professionalità è evidente che ha un suo margine di responsabilità, che è tipico dell'intelligenza del professionista, una perizia viene chiesta. Allora in questo caso c'è una responsabilità, non so se era Sica o Parelli, diciamo, la colpa ineligendo, no? Nel senso, ho scelto un professionista, o comunque in questo caso un soggetto interno alla mia azienda, che non ha quelle capacità. E quindi c'è la responsabilità del titolare. No, ho preso un pubblico avendo un concorso. Sì, però la collocazione interna è anche determinata dal direttore generale, Cioè, faccio attenzione, perché è vero che però poi le funzioni, e se no non ci sarebbe un margine del direttore. Poi ci sono tanti casi in cui è difficilissimo spostare, per carità. Insomma, adesso io sto facendo un corso proprio per il sistema sanitario alla Regione Lazio. E sono venuti tutti i direttori generali. Il problema era proprio questo qua. Cioè diciamo, ma noi a questo punto, e poi considerate che nel pubblico il tema è ancora più difficile, perché non sempre le competenze sono all'altezza della situazione. Eccellenze ci sono, però in tanti altri casi un po' meno. Allora lì purtroppo rimane responsabile comunque ultimo il titolare. Cioè a livello esterno, quando parleremo di responsabilità verso l'esterno di sanzioni, non le paga il singolo, o meglio, lui potrebbe, in seconda battuta, se davvero ha fatto una cosa totalmente contraria alla diligenza, vedersi, ma quella diventa un'azione autonoma di responsabilità professionale, perché poi esistono le assicurazioni anche per questo, per tutti noi, di responsabilità professionale, dove si prova a scaricare una parte del danno sul professionista. Questo può capitare. Ma quello è un dipendente, sì. Il responsabile non è il professionista, il dipendente dell'azienda. Il discorso della colpa ineligendo non so se si applica
No, però lui parlava di un responsabile di sistemi informatici. Facciamo attenzione, perché allora questo è dipendente o un esterno? Come dipende, è un dirigente o sì, un dirigente che però ha una sua qualifica, no? Ha una sua qualifica. Quindi non è che questo lo può fare chiunque. Ci sono alcuni soggetti che quando sono stati assunti dovevano garantire certe competenze. E a quel punto, se quelle competenze non le hanno garantite, potrebbe esserci che se poi c'è una responsabilità dell'azienda, il soggetto che poi in concreto ha posto in essere l'attività dannosa non è esente da responsabilità anche lui, ma è aggiuntiva, è integrativa, non è la responsabilità sostanziale. Eh sì, è così, perché qui però qua c'è il corso la colpa grave, certo, la colpa grave perché siamo all'interno, assolutamente siamo all'interno, però fuori dal discorso patologico, no? Il discorso se questo soggetto, un soggetto può chiamarsi titolare, co-titolare, composato, cioè questo diritto. Adesso, tra l'altro, considerate che prima di arrivare al dirigente arriviamo al responsabile, perché poi c'è il passaggio invece del responsabile, che poi a livello operativo è proprio lui quello che indica fattivamente quali sono tutte le procedure. Cioè il titolare non è un esperto. Non può essere per definizione, nel senso pure il titolare di un'attività che è altra rispetto al trattamento dei dati. E quindi il titolare ha degli obblighi stringenti, nomina un responsabile e cerca di tenere, infatti, singolarmente insieme ad altri. Il primo altro chi è? È responsabile. Cioè il primo altro è quando io ho nominato il responsabile, me lo metto a fianco e gli dico: senti, ma qui cosa si fa adesso? E allora vedrete, quando andiamo a vedere le responsabilità, che invece il responsabile, sono tutte tracciate le sue responsabilità, e ci stanno anche queste che sta definendo lei. Poi c'è una responsabilità concreta, operativa, di chi pone in essere qualcosa senza alcuna diligenza, diciamo esce da questo regolamento, entra nelle dinamiche tipiche di una responsabilità che ha provocato un danno, e quindi il danno, il punto di partenza, lo paga anche chi lo ha provocato. Se ha agito con colpa, allora, in questo caso è il tema della colpa, no? La diligenza professionale, la diligenza in questo caso del soggetto competente all'interno di una struttura pubblica. Lì non c'è niente di nuovo, ma se c'è stato un errore gravissimo, non può essere. C'è il tema che giustamente diceva, la colpa lieve, la colpa grave, che va a mitigare anche la direzione che c'è a monte con riferimento al dipendente. Prego. Io lo chiedo, ma in parte già risposto. In pratica il concetto che qui si evince è già un concetto, come dire, già applicato in altri ambiti, per esempio l'ambito della sicurezza e luoghi di lavoro, è pienamente coerente, perfettamente coerente. Lì si usa soltanto il termine della idoneità e dell'adeguatezza, giusto? Idoneità e adeguatezza sono i termini che vengono adoperati per esprimere concetti molto precisi, che la scelta dell'organizzazione da mettere in piedi da parte del, in quel caso del datore di lavoro, in questo caso del titolare dell'attività, è ridimensionare le risorse da dedicare, in quel caso alla sicurezza, in parallelo sto facendo, in piena tranquillità, cioè è lui che decide quante cose, quanti. Non solo. È anche la scelta dei collaboratori. Non solo, poi diciamo così, ci sarà una valutazione ex post del grande, non è proprio vero fino a fondo, perché noi avremo delle fasi di dialogo, cioè un professionista come i presenti che dovesse assistere un'importante azienda, che la prima cosa che fa, prende un appuntamento col grande, gli manda un'email, ci parla, gli chiede, questa è la, quindi non è che si ragiona al buco, perché altrimenti l'adeguatezza diventa, io posso dire, io la prima cosa che faccio, perché lo faccio anche a questa attività, la prima cosa che faccio, parlo col titolare e cerco di capire a fondo l'organizzazione del lavoro, cerco di capire i livelli, la stratificazione dell'organizzazione del lavoro e vado a capire davvero a fondo com'è la struttura. C'è un microfono che gira così, non se le domande magari fatele, questo funziona? Però solo così si può poi fare il passo successivo e vado a valutare anche non l'idoneità o l'adeguatezza della persona, vado a valutare nella scelta della posizione, cioè è stato messo in una certa posizione organizzativa, quella persona ha le professionalità, ha le capacità, questa volta non l'idoneità, capacità
organizzative, tecniche, gestionali per svolgere il ruolo a cui è stato chiamato? Poi arriviamo al DPO. Fate attenzione che poi queste figure, finché siamo responsabili, tra l'altro il responsabile adesso lo vedremo, ma nell'idea del regolamento sarebbe dovuto essere esterno. Il decreto legislativo, con sano realismo, non lo dice se deve essere esterno, ma è un sano realismo, ma pensate ai costi, i costi. Pensate ai costi. Auspicare non è obbligare, no? Fate attenzione, io ho il sistema universitario, il garante per la protezione è venuto, ha incontrato tutti i rettori, io mi trovavo la mia piccola università, ha detto l'università deve avere un DPO esterno, perché se non è un autonomo, non è indipendente, è un professore, uno è un funzionario. Le università quasi tutte se lo stanno facendo interno, ma perché? Come fanno? DPO parliamo di 60-70 mila fino a 200 mila, questo è il costo di un DPO per un anno, no? 60-70 mila fino a 200 mila, questo a secondo delle dimensioni. Cioè, un'università 70 mila euro non è che se non le ha messe già nel budget se le trova, tanto più un'università pubblica. E quindi pensate se le piccole aziende devono avere addirittura, non il DPO, il DPO posso capire che abbiamo delle dimensioni, ma il responsabile è responsabile in uno studio, uno vede magari la segretaria amministrativa più brava, dice tu fai la responsabile, ma se invece deve fare, deve assumere un'altra persona, attenzione su questo. C'era qualche altra domanda? Proseguiamo. E va bene, e se c'è proporzionato rispetto all'attività di trattamento, le misure includono l'attuazione di politiche adeguate. I codici di condotta, questo potrebbe essere il modo un po' per calmierare la responsabilità, perché il codice di condotta ovviamente è legato ai settori, può circoscrivere o meglio codificare proprio anche quella adeguatezza, perché i codici servono proprio per fissare delle regole che a questo punto non sono più lasciate a una autodefinizione, auto-organizzazione, autoresponsabilità, ma vengono codificate e quindi esentano a questo punto da responsabilità laddove magari si sarebbe potuto fare meglio, ma il codice diceva di fare questo, e a questo punto è molto simile a quello che è avvenuto con la responsabilità medica, no? Avete seguito tutto l'iter della legge Gelli, che poi ha portato proprio a identificare le buone pratiche cliniche e sanitarie che consentono di limitare la responsabilità del medico se segue alcune procedure, perché altrimenti la Cassazione italiana aveva a questo punto aperto dei varchi impensabili oggettivamente, perché poi il medico nel momento in cui ci sono errori talvolta non c'è neanche la copertura assicurativa, e quindi l'assicurazione c'è ma non la copre, per cui a quel punto salta il sistema sanitario, e quella legge ha cercato di ridare, e qui in qualche modo i codici di condotta hanno questa funzione di limitare e cristallizzare i procedimenti e anche i passaggi operativi. Il responsabile. Ma i codici di condotta vengono adottati su base volontaria? Sui codici di condotta qui è anche il garante che ha un suo ruolo importante, perché dovrà definire anche in quali ambiti i codici di condotta possono essere rilevanti. La base volontaria è l'adesione al codice di condotta, però su quali settori questi saranno via via definiti previ. Ad oggi non ci sono, come? Ad oggi no. Non ce n'è. C'erano, ma non. Esatto, ad oggi non ce ne sono a cui fare riferimento attualmente. Ah, scusate, allora il responsabile. Il titolare di trattamento ricorre nel senso che questo è un dovere, è obbligatorio il responsabile. Al responsabile del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Avete capito che ha passato la patata bollente al responsabile, perché alla fine garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, di nuovo l'adeguatezza di cui si parlava prima, in modo tale che il trattamento soddisfi che cosa? Quei famosi requisiti che abbiamo detto di dire se la accountability è stata esaustiva o no. I compiti del responsabile di trattamento qui sono scritti in piano, beh, si leggono, perché sono tutti disciplinati nel contratto,
e sono comunque, devono comprendere tutti questi punti. Questo è davvero il vademecum, questo è il comma 3, chiaramente è la base negoziale con il responsabile del trattamento. È chiaro che se un soggetto interno, queste sono delle mansioni che vanno a superare probabilmente le incombenze che già aveva il trattamento, devono garantire queste misure. Allora qui c'è il tema: è naturale che uno se lo trovi all'interno, una persona che abbia queste qualità? Ed è qui che ha spinto a dire deve essere esterno, perché è un professionista. Ripeto, il decreto legislativo su questo non l'ha reso obbligatorio, perché obiettivamente avrebbe creato un problema grosso, in qualche modo anche legato alla cultura della privacy, perché a questo punto, se fosse stato obbligatorio per tutti, si sarebbe andati su figure assolutamente evidentemente inadeguate, pur di formalmente far vedere che erano responsabili esterni, e tanto se uno non ce li ha i denari da pagare quello esterno, ma sa che è fondamentale per esentarsi dalla responsabilità, si prende il primo arrivato e dice tu sei responsabile, allora capite che diventa anche controproducente esasperare questa esternalità. È preferibile qualificare dall'interno, e in questo senso tanti corsi si stanno facendo anche dentro dipendenti, funzionari, per fare in modo che tra di loro poi spicchi una persona che ha quelle qualità e ha un curriculum. Non è che l'attestato di un corso fa curriculum, però quel soggetto avendo un curriculum, oltre all'attestato, un po' di esperienza, magari un'altra piccola incombenza su quel tema, può rappresentare quel soggetto che possa garantire. Prego. Sì, volevo dire, come si sta discutendo? Anche il professor Pizzetti, l'aspirante, sostiene che questo articolo 18 inquadra, diciamo, solo una figura che può essere esterna. Sì, cioè, non so se c'è un microfono. Dicevo, siccome si sta discutendo tra esperti, per esempio l'opinione del professor Pizzetti, l'ex garante, è quella che l'articolo 28 sia, almeno nelle discussioni che fa sui social, l'articolo 28 sia relativo a un soggetto soltanto esterno per i poteri che ha, per le responsabilità che ha. Volevo dire, quando io ovviamente sono 20 anni che faccio anch'io consulenza e quindi sono dentro le imprese e cerco di risolvere i problemi che l'ingegnere prima diceva e il professore ha evidenziato, c'è bisogno di una figura analoga, un po' diversa da come è stata disegnata, che però sia dal punto di vista pratico efficiente e non costi così tanto per l'impresa, per farla funzionare. Possiamo usare il microfono, perché Federico che sta dietro funziona, non si proprio pronto è un problema ingegnerico. Quindi si potrebbe risolvere questa diatriba. Vogliamo chiedere, scusate, di accendere un microfono. No, c'è, non sappiamo, c'è. Ricomincio da capo? Allora, riguardo all'articolo 28, si sta discutendo online anche perché ci sono delle autorevoli opinioni, una di queste è quella del professor Pizzetti, l'ex garante, che dice, mette l'accento sul fatto che questo articolo 28 dovrebbe riguardare un soggetto che è per sua natura esterno, per come è stato disegnato all'interno del regolamento. Però dall'altra parte c'è un'esigenza concreta evidenziata dal professore, dall'ingegnere e dall'ingegnere che occorreva prima, ad esempio, riguardo al responsabile del CERTE, che prende i dati e decide lui comunque come devono essere, per quanto riguarda il backup, ad esempio, o altri trattamenti. Ecco, in questo caso come si risolve? Ad esempio, si potrebbe risolvere attraverso il ricorso a quella figura che è l'autorizzato interno, chiamandolo o comunque qualificandolo nel momento in cui si autorizza, con tutta una serie di obblighi
che vengono graduati in base alle funzioni che esercita, senza necessariamente fare riferimento a questo articolo 28 che potrebbe diventare pericoloso soprattutto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Questa... Certo, allora considerate il responsabile autorizzato, però sono due figure diverse. Il responsabile comunque ci deve essere, io suggerisco normalmente uno schema di questo genere, e cioè laddove non si abbia la possibilità concreta di avere un soggetto esterno per le dimensioni, no, dell'azienda, e si attore oggettivamente forse troppo, suggerisco di qualificare una persona interna affiancandola con un soggetto, un professionista esterno, che magari transitoriamente potrebbe pure assumere la figura di responsabile nella fase di avvio, con l'idea che a un certo punto ci sia un passaggio di consegne e quindi intanto i costi si vanno ad abbattere, perché non si tratta di assumere nessuno ma una consulenza, e esterno. Poi certamente nel momento in cui c'è una figura interna che insomma è competente e qualificata, si può fare a quel punto o un'assunzione oppure utilizzare un soggetto interno. Questo, noi, questi due anni servono proprio a questo, nel senso che poi il garante avrà un po' di buon senso. Scusate, faccio anche una premessa, perché altrimenti tutto questo certe volte può sembrare un po' astuso, no? Tutto questo sistema. Cerchiamo di capire perché stiamo facendo questo. Noi non stiamo, ovviamente, noi, il legislatore europeo, perché ci siano, tra virgolette, pericoli con riferimento ai dati che stanno nelle piccole aziende, nelle medie aziende, tra i professionisti, negli enti pubblici, nelle associazioni sportive. Non c'è un pericolo, ma c'è un cambio di paradigma di mercato, e cioè i dati in quanto tale hanno assunto un valore commerciale. E allora, avendo assunto quel valore commerciale, accanto a tutta una realtà che non ci ha mai pensato lontanamente a sfruttare quei dati, ce ne sono altre importantissime e imponenti, con la vicenda del big data, che invece quei dati per loro sono decisivi ai fini del loro business e necessariamente intrecceranno il loro interesse anche con tutte le realtà piccole aziendali, per forza, perché nel momento in cui il dato diventa merce verranno a suonare allo studio di un ingegnere o allo studio legale e dire: senti, ma mi dai quel pacchetto cliente? A me interessa moltissimo, perché territorialmente, io che so, ho una piccola società che commercializza toghe e vuole sapere a questo punto in quel distretto chi sono gli avvocati che seguono. Mi dai tutti i nomi dei colleghi? Oppure noi facciamo assistenza per, non so, recupero crediti. Mi interessa sapere tutti i debitori. Allora, siccome non è più vietato, non è più vietato dare quei dati, facciamo attenzione, questo è il salto di qualità, mentre prima lo era. A questo punto si sta preparando il terreno per qualcosa che tra un po' arriva, a dire: attenti, attrezzatevi, perché tanto quei dati prima o poi qualcuno ve li chiede, e nel momento in cui ve li verrà a chiedere, voi già siete pronti a dire: per carità, ma io lo dovrò avvertire che quel dato non è più mio, ma adesso sta dentro quel big data. E lui potrebbe anche dire: voglio sapere che cosa ne fa, voglio verificare dove va a finire, voglio controllarlo, voglio rettificarlo. Potrei in alcuni casi anche impedirne la cessione, ma non riesce a impedire la cessione. Ci dovrà essere una motivazione importante, che lì magari invece non è una multinazionale di marketing, ma che sono una società di sondaggi politici o addirittura un partito politico. Allora dice: fermi, no? Vuol dire che allora lì dietro non è l'elemento commerciale del dato che vi interessa, ma è l'elemento intangibile di cittadinanza, quello che vi ho detto, che invece rimane dato sensibile, che non può avere nessuno. Perché se tu lo prendi per capire che a questo punto io posso essere utile in un'eventuale campagna elettorale, perché faccio parte di un certo ambiente più interessato magari ai temi di un certo partito politico, i miei dati vanno lì, questo invece non si può fare, perché non ha una finalità commerciale, ma tocca i diritti pubblici inviolabili, non negoziabili, non contendibili. Allora, siccome questo capiterà e sta già capitando, talvolta noi neanche ce ne rendiamo conto, ma capita anche senza saperlo, è bene che lo si sappia, nel senso che noi certe volte gli archivi anche interni a delle aziende europee vengono facilmente
a essere in qualche modo risucchiati da banche dati esterne, eh? Sono tutte tracciate. Allora, tutto questo mercato, che ovviamente non interessa propriamente gran parte delle persone che sono qui, ma invece interessa moltissimo le multinazionali, che questo stanno facendo e lo fanno legittimamente, o meglio, si cerca di ricondurlo nella legittimità. Quindi siamo un po' tutti dei, potremmo dire, delle comparse che piano piano potrebbero diventare protagonisti, forse anche senza volerlo. E allora questa attrezzatura serve proprio a questo. Dice: tu hai dei dati e fai attenzione, perché questi dati prima o poi vanno a finire in altre banche dati, con utilizzi che non sono quelli che immaginavi tu e che soprattutto l'interessato deve sapere e deve conoscere. Infatti, se voi le leggete tutte le norme, hanno proprio questa finalità. E quindi ritengo che ci sarà per forza una grandissima elasticità legata proprio alle dimensioni e alle finalità, cioè diversa è la società di marketing, che certo che deve avere il DPO e a quel punto rigorosamente deve avere tutti i soggetti esterni e una serie di assistenti. L'attività piccola, l'artigiano che ha la sua lista clienti al computer, o il ristoratore che ha le carte fedeltà per i clienti che poi magari gli regala una bottiglia, che gli chiediamo di seguire, no, però sappiamo che quella lista clienti interessa a quello che farà, che ne so, il Groupon, e quindi dentro quella multinazionale a un certo punto gli interessa anche quella, ed è un modo per in qualche modo attrezzarsi. Questo è il senso di tutta questa normativa, quindi è una normativa, diciamo, in qualche modo che ha una sua dimensione dinamica, che quindi non va neanche presa con così un momento di esaltazione eccessivo, perché ci sarà una gradualità che porterà poi ad avere delle best practices all'interno anche di tutte le realtà italiane che trattano dati, e sono tutte ormai quelle che trattano dati, perché così. Ovviamente non riguarda però la sfera privata, no? Perché poi qui ci sono le esenzioni, la mia agenda personale, il mio cellulare personale, fatto qui a casa a giocare, quello non rientra, tutto quello che sta dentro un ambito professionale, istituzionale, pubblico, privato. E qui ci sono tutte le realtà associative, per esempio, che si stanno facendo tante domande, perché i dati ne hanno tanti, li utilizzano, hanno bisogno di un DPO, il DPO non possono averlo da soli, e quindi ci sono delle forme associate con un DPO che a questo punto è il vigilante su tutto un gruppo di associazioni. E così anche nel mondo dello sport si sta seguendo questo schema, perché altrimenti non reggerebbe il sistema. E quindi sono DPO che a questo punto consentono di svolgere le loro funzioni in forma di aggregazione fra le strutture che individualmente si sarebbero dovute dotare di DPO, ma che lo fanno a livello di gruppo, a livello di gruppo. E questo è un suggerimento che si può fare anche a livello aziendale. Il responsabile, ecco qui, vediamo la notifica di una violazione dei dati personali al garante per la privacy. Il titolare del tra, qui c'è una violazione, qui significa che è successo qualche cosa, e quella famosa multinazionale, senza dirtelo, invece è riuscita a tirarti fuori tutta l'agenda clienti, e se le oppure tutte le mail degli ultimi 5 anni, si è riuscita a scaricare con dati sensibilissimi lì dentro. Allora, che cosa deve fare in questo caso? Sempre il titolare. Notifica la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo, e poi deve mettere entro 72 ore, a meno che non è violazione, qualora la notifica, poi scusate perché la parte importante è sotto, il responsabile del trattamento informa il titolare di trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, però è sempre quel titolare. La notifica arriva proprio, deve almeno A, descrivere la natura della violazione, comunicare il nome e dati, descrivere le probabili conseguenze, è importante, descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio. Questo è quello che andrebbe scritto sulla pietra, cioè tutto il resto sono mere informazioni. Qui c'è il passaggio importante, cioè a dire: il sistema finora non si è rivelato adeguato. È una colpa, ma non è gravissimo. Diventa grave
se tu davanti a questa violazione ti limiti a notificare e finisce lì. Invece se tu quando fai la notifica di questa violazione ti ci scrivi anche: mi rendo conto che a questo punto le misure non erano appropriate e adeguate, e il correttivo è il seguente, nomina ad esempio un responsabile a questo punto esterno, perché mi rendo conto che forse non era particolarmente qualificato quello interno che avevamo, oppure ricomincio tutta una tracciatura interna per la verifica con tutta una serie di interviste, verifiche, rilevazioni, oppure cambio la società informatica, oppure ho trovato all'interno che effettivamente c'era un dipendente che insomma faceva delle cose che non funzionavano, a questo punto cerco di rimediare attraverso delle sanzioni che sono disciplinari. Allora, questa buona volontà rappresentata però dal rimedio ti porta a deresponsabilizzarti davanti a un'eventuale sanzione al garante. Questo è lo step. Dal 2050 non ti sale. Dal 2050 non ti sale, però quello lo vediamo dopo, nel senso poi c'è la responsabilità. Qui intanto ai fini delle sanzioni amministrative, perché la prima cosa che bisogna un po' parare il colpo è la sanzione amministrativa. Come le misure minime. No, misure minime. Sono cose diverse. Prego. Sì, certo. La notifica del datatrice di fatto è un'autodenuncia. È un'auto? È un'autodenuncia. Sì, di fatto in alcuni casi di misure non adeguate. Sì. In altri casi il datatrice non è detto che accada per misure non adeguate. Certo. Può accadere un datatrice. Però nel caso in cui il data breach palesi misure non adeguate, la sanzione è automatica o cosa? Nel caso in cui non... In cui il data breach, nella mia sì. notifica, sì. io descrivo delle misure palesemente sì. non adeguate. Infatti adesso c'è anche il passaggio... C'è il passaggio, diciamo, la sanzione è automatica sì, o cosa? Sì, sì, in quel caso sì. È una sorta di recidiva. Considerate, questo è come... Nell'autorities c'è spesso questa figura del cosiddetto ravvedimento operoso, cioè che a un certo punto uno si rende conto che ha fatto qualcosa di sbagliato, però dice non solo non lo faccio più, ma pongo anche rimedio, l'operosità. Ok, l'operosità. Quindi il fatto di descrivere il rimedio sì. però... No, se il rimedio è palesemente inadeguato vuol dire che non hai descritto il rimedio. Non l'hai descritto. No, però il rimedio non è in atto, è un rimedio futuro. Cioè... No, se il rimedio è un futuro, poi si appalesa anche questo inadeguato, occorrerà vedere se era inadeguato perché effettivamente... Facciamo un esempio banale, ho perso tutti i dati perché non avevo il backup, però la prossima settimana il backup lo metterò in piedi. Sì. Cioè, quindi, data breach, okay. ho perso ma, tutti ma, i dati. Ma poi non lo metto in piedi oppure il nuovo ecco, backup? Allora, volevo capire il meccanismo nel momento in cui faccio questa notifica, quindi questa sorta di autodenuncia, il meccanismo è automatico per la sanzione perché non avevo il backup o aspetteranno di capire? No, aspetteranno, nelle prime fasi aspetteranno di capire, certamente. Non immaginatevi che parte adesso certo. parte il meccanismo precedente dell'attuale sì, cosa sì, questo il garante ti dice adotta questo meccanismo giustamente è stato ricordato il meccanismo precedente era invertito notifichi ti dice cosa fare e tu fai qui invece sei tu che gli dici che cosa farai. Questa è la responsabilità. Sì, però tu gli sei chiaro di aver avuto una colpa. Certo. No? Beh, anche perché se non la dichiaro, se non la dichiaro, la sanzione scatta automatica. Diciamo lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, ma poi magari invece a un certo punto qualcuno lo sa e lì non si scappa. Quindi, però in pratica io vado a 190 sull'autostrada, ma arriva la multa e io dico sì, è vero, andavo a 190 però non ci vado. Invece qua non è così. Qua devi dire io andavo a 190, la prossima volta andrò a 170, anzi mi scrivo pure a un corso per guidare bene la strada. E quella è l'operosità, non basta dire che vado a 170 o a 140, andrò a 130, 140, ma in più operosità mi scrivo anche un corso, se mi ritassi a dire non lo faccio più non basta. E questo passaggio da lì. Questi criteri si trovano tutti. Ma c'è da mai hanno più nelle norme americane, perché io ho qualificato con una serie di professionali a una serie di lavori all'estero, nelle norme tecniche americane, oggi anche in quelle prima italiane, anche negli anni 80, alla fine degli anni 80 con le UNIE della serie di scrittura. Sì, ecco il microfono.
Dicevo, questi stessi criteri e modalità di azione e della remediation si trovano già tutti definiti oggi ampiamente nelle norme tecniche europee in materia di sistemi di gestione. Nel caso di specie, per la privacy, c'è anche l'applicazione della UNI EN ISO 27001, non so se la conoscete, che è la norma tecnica internazionale, europea e internazionale, che appunto sono i sistemi di gestione applicabili per la tutela di dei dati della privacy. Ora, se si applicano queste norme tecniche, si può tranquillamente installare nell'ambito di un'organizzazione, qualunque sia la dimensione, le attività, quello che fa, e si può appunto regolare attraverso buone pratiche e soprattutto procedure e un sistema organizzato, sistematico e documentato, tutto quello che stiamo dicendo, cioè la remediation, cioè l'azione correttiva, così si chiama, è un obbligo da parte dell'organizzazione attraverso il responsabile di definire nel momento in cui scopre la mancanza, la carenza, la non conformità, ha l'obbligo di redigere attraverso una procedura dell'organizzazione, di redigere un modello, di compilarlo e di definire proprio le azioni di remediation, e cioè di definire quali sono le azioni per evitare il ripetersi della non conformità. Ora, su questo sarebbe bene, magari, ecco, non nel corso, ma sarebbe bene che chi si occupa dei sistemi di queste materie si faccia frequente anche un corso sulla norma UNN ISO 27001. Io do per scontato che chi ha disegnato un corso, il corso sappia che questa è una lezione introduttiva e io cerco di fare un po' dopodiché ci saranno delle lezioni che entreranno molto nella parte specifica. Io veramente sto cercando in tutti i modi per mettere insieme i contenuti però con il disegno complessivo, perché altrimenti poi chi si trova lì è un pochino annaspa invece no, cercando di ricollocarli. Ultimo comma del data breach: il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvene. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. E questo, come in fondo ha detto la Riga, quindi è proprio questa adeguatezza che traspare dalla documentazione, che il garante a questo punto determinerà o meno se c'è stata questa adeguatezza. E quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, qui vuol dire che stiamo uscendo dal mero dato, chiamiamolo interessante per il comportamento economico di quel soggetto, no? Le aziende gli interessa quel dato per capire se possono lucrarne. Qui invece il dato, a chi l'ha preso, interessa per motivazioni extramercato. E allora il tema, no? Le opinioni politiche, l'opzione religiosa, tutta una serie di cose che non stanno nel mercato europeo, non possono stare nel mercato europeo. Allora, in questo caso, il titolare del trattamento comunica la violazione prima di tutto all'interessato. E non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatto una delle seguenti condizioni, in buona sostanza. Anche qui c'è una sorta di pronostico che fa il titolare. È successo questo, mi rendo però conto che questa cosa è grave, ma non potrà più succedere, e guardate quanta responsabilità si prende. E quindi in questo caso vuol dire che è già posto rimedio e addirittura non c'è neanche bisogno di comunicarlo all'interessato, a dire che siamo in una situazione che la responsabilità è grande, perché qui stiamo in dati il rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. I diritti non i comportamenti, oppure sapere che il mio dato è finito in quell'archivio e quindi poi magari mi telefonano senza che io l'avessi voluto perché mi vogliono proporre, eccetera. Allora, quello certo è un documento, ma non è come invece i diritti e le libertà. Nel caso in cui il titolare, comma 4, non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda, o può decidere che una delle condizioni del paragrafo 3 è soddisfatta, cioè quella per cui non è richiesta. Quindi in questo caso poi interviene l'autorità che, essendo un dato importante, entra in gioco e dice: attenzione,
tu l'hai valutato in quel modo, ma non è vero che non può, si è posto già il rimedio, e quindi in questo caso lo devi comunicare all'interessato. È uno di pochi casi in cui l'autorità torna a una sorta di paternalismo giusto, corretto, per la delicatezza del dato, dato sanitario ad esempio, dato sanitario, la cartella clinica. E la cartella clinica lì dentro c'è tutta la nostra biografia sanitaria, e quindi, che so, la società farmaceutica non la deve avere quella cartella sanitaria. E gli interessa i fini economici, sì, però in realtà là dentro ci sono dei dati sensibili che possono, considerate che il garante mondiale all'ONU, esiste anche là una sorta di garante, a un certo punto ha intimato all'Australia il fatto che aveva messo online il 10% della popolazione i dati sanitari. Ovviamente online non avevano messo i dati sanitari del 10% della popolazione con scritto Mario Rossi, Giovanni, no, ovviamente, avevano messo solo i dati senza i nomi. In 7 secondi un algoritmo è riuscito facilmente a identificare i nomi e cognomi di tutti quei dati. In 7 secondi ci ha messo quell'algoritmo, perché ovviamente incrociando tutti i dati, alla fine solo uno c'ha quel tipo di patologia, è andato a quella, la cartella clinica c'ha tutto dentro. Allora, un'ingenuità di un governo che era dire stiamo facendo un servizio pubblico a fine statistica, a fine del benessere, pensavano di averli anonimizzati, e invece i dati, incrociandoli tra di loro, non sono anonimizzati in questo modo, ed è dovuto intervenire, poi intervenuto per modo di dire, perché poi quello è uno stato sovrano, non è che l'ONU gli diceva, però con un po' di moral suasion, dicono state attenti che avete fatto una cosa aberrante a fin di bene, ma che evidentemente non ha garantito affatto gli interessati. La valutazione di impatto, questo è un altro tema importante, perché abbiamo a che fare con dati che sono trattati in particolare con le tecnologie. Allora, in questo caso il tema delle tecnologie implica anche che c'è una maggiore invasività dello strumento associato al trattamento del dato con riferimento alla capacità di desumere da quei dati altri elementi personali di quel soggetto, ed è qui la valutazione di impatto. Questo è tutto un tema, immagino ci sia forse anche una lezione su questo molto dettagliata, perché l'autorità di controllo, comma terzo, redige e rende pubblico l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito della valutazione di impatto, e cioè qui ci sarà una lista dove necessariamente bisognerà fare questa, che è una documentazione enorme, molto tecnica. È un altro esempio però di responsabilizzazione, perché questa è una di quelle procedure da porre in essere ogni qualvolta c'è un rischio elevato per le modalità di trattamento, in quanto molto sofisticata la tecnologia. Tecnologia molto sofisticata vuol dire che da quel trattamento possono derivarsi degli elementi conoscitivi attraverso quel dato che si avvicinano a quella soglia dell'identità personale che oggettivamente diventa un tema molto delicato, perché nel momento in cui si può sapere che io magari non so, faccio certi acquisti o mi recco in certi posti, ma nel momento in cui tutto questo messo insieme traccia la mia vita personale, intanto è molto interessante, perché ci potrebbero essere aziende che non sono interessate al singolo elemento ma alla risultante di questo intreccio di elementi, ma comunque è molto invasivo, perché potrebbe poi prestarsi invece a degli usi molto distorti legati anche a cose che non hanno un significato commerciale. La tecnica per la quale attraverso il dato si cerca di orientare la scelta, perché poi alla fine è questo il significato per cui un'azienda cerca il dato, è la stessa tecnica che può servire per orientare un'opinione, non è diversa, è sempre quella. E cioè nel momento in cui tu sai che quelle informazioni che stai dando suscitano un interesse nel destinatario, e quell'informazione non la devi dare a 7 miliardi di persone, ma le devi dare a 150 persone che sei riuscito a selezionare proprio attraverso questo sistema, tu la stessa tecnica, e sono una persona che ha un tipo di malattia,
e quindi quel tipo di informazione e comunicazione è certamente molto reattiva, e quella stessa informazione, quella stessa reazione si può suscitare quando si sa che quella persona, oltre ad avere quel tipo di malattia, ha magari una predisposizione per alcuni temi sociali, e allora si può orientare verso una scelta politica che valorizza alcuni temi sociali. La tecnica è la stessa, non è diversa. Ed è stata usata anche di recente. E infatti oggi si parla di contratto, di governance, che di accordo o di patto, no? Adesso non entro ovviamente in dibattito, però fa capire una sorta di commercializzazione, di patrimonializzazione, no? Qui ci sono tanti giuristi presenti, e il contratto esiste se c'è dentro un contenuto patrimoniale. In questo caso è uno slogan per dire, ma è un patto, no? È un accordo. Però l'idea di averlo usato implica che piano piano le tecniche tipiche del mercato stanno entrando in dinamiche che sono estranee al mercato, perché non sono legate alla circolazione delle idee. Circolazione delle idee non dovrebbero essere suscettibili di appropriazione attraverso un incentivo economico in qualche modo. E questa è la tecnica per cui la valutazione di impatto è delicata, soprattutto per il discorso dell'uso delle tecnologie che c'è dietro. 8, e qui ci sono i vari, nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari e responsabili è tenuto in debito conto rispetto da questi ultimi dei codici di condotta, quindi è evidente che i codici di condotta entrano anche nella valutazione. Un altro esempio di questa responsabilizzazione è quello che vi dicevo prima, la consultazione preventiva. Titolare del trattamento, prima di procedere il trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione di impatto sulla protezione indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato. Quindi proprio in questi casi, nel momento, anche se si hanno dei dubbi che possa rappresentare un rischio elevato, c'è il diritto a questo punto, perché nel momento prima procede consulta, di adire l'autorità di controllo, e a questo punto fare la valutazione se è o meno suscettibile di essere sottoposta alla valutazione di impatto di cui all'articolo precedente. Si ritiene il trattamento violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio. L'autorità di controllo fornisce entro un termine di 8 settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione un parere scritto al titolare del trattamento o applicabile al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri. Quindi in questa fase c'è una fase di procedimentalizzazione davanti all'autorità, che anche questo è un modo per limitare le responsabilità che ci dovessero essere se non si è fatta questa procedura. Cioè vedete che sono tutti tasselli procedimentali che, se posti in essere, limitano, e per porli in essere occorre che però ci siano persone competenti all'interno di quel comparto e dicano al titolare, che è assolutamente incompetente per definizione, guarda che qui forse quel tipo di trattamento può implicare che dobbiamo fare la valutazione di impatto. Ho qualche dubbio, consultiamo il garante. E già questo mette in sicurezza il percorso di responsabilità anche del titolare. Passiamo all'altro tipo di responsabilità, quella civile. Risarcimento danni. Quindi, poi vi faccio così leggere, ma forse già le conoscete, le sanzioni amministrative. E quindi tutto quello che abbiamo detto finora porta eventualmente le violazioni a sanzioni di tipo amministrativo o tra virgolette penale, nei limiti in cui verrà fuori dal decreto legislativo, che vengono irrogate da parte dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Fuori da tutto questo, in base ai principi del sistema del codice civile italiano, quindi qui non si inventa nulla di nuovo, se un atto è dannoso e si riesce a provare che quell'atto che ha provocato quel danno e quell'atto è stato compiuto con colpa, con dolo, lo do per scontato, con colpa, allora bisogna anche risarcire il danno. Il danno ovviamente va dimostrato in concreto. Il tema qui è la colpa, perché qui la colpa è tutta tracciata. Cioè, mentre io sto innaffiando in giardino, in terrazzo delle piante, un vaso casca e casca sulla testa di un passante, allora lì la colpa si valuterà sul fatto storico, ma l'ho innaffiato, qualcuno l'aveva messo in bilico. No, qui è tutto tracciato qual è la colpa, cioè nel senso, se tu non hai posto in essere tutta una serie di procedure, e fate attenzione,
ancorché quell'evento non sia stato direttamente cagionato dall'assenza di quelle misure, il fatto di non aver predisposto quelle misure ti pone in condizione di colpa. Questa è la teoria della cosiddetta vicinanza della prova che la nostra Cassazione ha fatto propria, cioè a dire: non c'è una prova chiara che quell'evento è stato prodotto da un tuo comportamento colposo, tuttavia l'aver non apprestato alcune indicazioni che comunque erano obbligatorie ti portano a parità di condizioni a essere ritenuto il soggetto più vicino, più prossimo a quell'evento. Tipico esempio è il tema della responsabilità medica per mancato aggiornamento della cartella clinica. Tipico. La cartella clinica c'ha informazioni e a un certo punto va male un'operazione. L'operazione implica che potrebbe esserci stato un errore del medico, del chirurgo, eccetera, eccetera. Si riesce a dimostrare, non si riesce a dimostrare, è difficilissimo. Ma la cartella clinica non era aggiornata, non aveva inserito alcuni elementi che avrebbero dovuto inserire i medici o il chirurgo. Questo è un elemento enorme che potrebbe addirittura attribuire la responsabilità dell'operazione, che magari non c'entra niente con l'aggiornamento della cartella clinica, per mancato aggiornamento. Questo si chiama la vicinanza delle prove. Qui dentro si annida questo procedimento. Vedete a questo punto come tutta una filiera di adempimenti, chiamiamoli amministrativi, portano a responsabilizzare in chiave civilistica ancorché non siano stati la causa di quel danno. Sì, di nuovo una specie di responsabilità oggettiva, cioè a dire tu sei responsabile, che però è una responsabilità oggettiva che può essere vinta. Normalmente la responsabilità oggettiva non viene vinta. Qui può essere vinta perché tu, dimostrando che invece hai prestato tutto, allora a quel punto devono dimostrare che c'è davvero una colpa concreta. Chiunque subisca un danno materiale e immateriale causato da una violazione del presente regolamento, e questa è la parola non innocente, causato da una violazione del presente regolamento, quindi non causato da un'azione che direttamente provoca, ma da una violazione del presente regolamento. E qui considerate che poi nei processi, quando entrano dentro i CTU, il perito, cioè, le violazioni sono parole scritte anche, diciamo così, un po' asettiche, neutrali, lì si valuta la ratio di quella indicazione. E allora si arriva a dire: quella violazione tu effettivamente non hai seguito quella prescrizione, e quella prescrizione serviva proprio a... E non c'è scritto nella prescrizione che serviva proprio a... E quando qui c'è scritto causato da una violazione del presente regolamento, significa causato da una violazione di tutte le disposizioni scritte nel presente regolamento. E quindi è davvero una prova diabolica provare a dire che però quella disposizione era totalmente indifferente rispetto a quell'evento. E tutto il ribaltamento dei principi della responsabilità civile come la conosciamo dalla tradizione, che si avvicina ovviamente a questa nuova forma di responsabilità civile di matrice anglosassone, che ormai in Italia sono una decina d'anni che è presente nelle nostre corti di legittimità. Mi pare che c'era una domanda. Cosa succede se il danno non viene poi riconosciuto dal giudice? Ovvero, io ti cito per danni. Sì. Ripeto la domanda, sì. Se il giudice non riconosce a chi mi chiama in giudizio per danno, non riconosce il danno, ma viene riconosciuta il fatto che io non ho messo in atto tutte le normative, cosa succede? Succede che da un lato c'è una sanzione amministrativa legata alla violazione delle normative e delle disposizioni. Dall'altro, in questo caso, non c'è la sentenza di condanna, c'è il risarcimento. Cioè sono due discorsi paralleli che però si uniscono nella valutazione della responsabilità, perché il mancato adempimento, le norme del regolamento sono, potremmo dire, un indizio forte che quell'evento è stato provocato proprio dal fatto che tu non hai adempiuto. Poi può capitare che un giudice possa dire: ma non è stato causato dalla violazione del presente regolamento, perché effettivamente è una cosa molto distante, cioè anche avendo seguito alla lettera tutto il regolamento, tutte le disposizioni, purtroppo
quella situazione comunque si sarebbe realizzata. E allora a questo punto ci può essere un però considerate, guardate quante sono le disposizioni, questi sono tutti i penalisti direbbero reati di pericolo, reati di pericolo, cioè che a un certo punto dicono attento che poi succede o non succede tu comunque vieni incriminato, e se poi succede a maggior ragione noi lo ricolleghiamo a quell'inadempimento. Questo è il meccanismo. E il secondo comma risponde un po' alla domanda che mi pare qualcuno ha fatto prima: il titolare del trattamento, il titolare è quello che diciamo non sa nulla di tutti questi meccanismi, no? Possiamo dire il carpentiere, il titolare del trattamento, coinvolto nel trattamento, risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Lui risponde, il titolare risponde, risarcimento civile. Poi dopo c'è scritto il responsabile, che invece diciamo così è la persona attrezzata, professionista, dipendente, esterno, vedremo, risponde per il danno causato dal trattamento soltanto se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento, specificatamente diretti e responsabili del trattamento agito in modo difforme e contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Che significa questo? Che da un lato abbiamo la responsabilità di un professionista, che è limitata alle sue competenze, dall'altro lato abbiamo il rischio di impresa, tipico. La normativa sui prodotti difettosi, che per la prima volta in Italia ha introdotto una sorta di responsabilità oggettiva del produttore, tutto nato da una vicenda tristissima di una bottiglietta di bibita effervescente che è esplosa e aveva fatto perdere la vista, un occhio a una persona, e a quel punto si è aperto un contenzioso enorme dicendo ma chi è responsabile? Il venditore, ma il venditore l'aveva conservato benissimo, non ha fatto nulla, cioè, alla fine viene fuori che c'è un difetto di fabbricazione, ma non può essere anche di fabbricazione, una su un milione di, si è aperta da sola. Alla fine è stata inserita nel 1984 una norma che dice il produttore è sempre responsabile per i difetti che ci sono, sempre, perché non c'è una logica giuridica, c'è una logica sociale, a dire tra il povero consumatore che si ritrova senza un occhio e quindi la sua vita cambia e ci avrà anche tantissime spese e anche dal punto di vista esistenziale, l'imprenditore che da un punto di vista economico qualcosina può sopportare di quell'evento, è più giusto socialmente che si faccia carico, anche se non ha colpa, di quel danno. Banale politica decisione in questo caso il diritto doveva decidere cosa fare, a fare, e qui c'è questa logica qua, questo non è molto diversa per le attrezzature di lavoro, sì. Analogo principio per le attrezzature di lavoro, per chi fa qualunque attività c'è l'analogo principio applicato, che anche la responsabilità ce l'ha anche il progettista, certo. Con la direttiva Macchi, che è del, attenzione, del 97, già in vigore dal 96. La via d'uscita è il comma 3, no? Il comma 3 dice il titolare del trattamento è responsabile del trattamento, è responsabile nei limiti di quelle che sono le sue responsabilità specifiche, il titolare per tutto è esente se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, no? L'inversione dell'onere della prova, tu sei responsabile di tutto perché questo è stato provocato dalla violazione della normativa, e tuttavia puoi dimostrare che a questo punto è stato un evento veramente che ha deviato da qualsiasi nesso di causalità plausibile, e quindi c'è stato un evento accidentale, insomma lì sono situazioni molto concrete che devi portare tutta una serie di elementi esterni che hanno provocato. Vediamo le sanzioni invece, questo riguarda invece la violazione tout court e le va a erogare il garante. E qui vedete, violazione di disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. La violazione di disposizioni è soggetta a sanzioni amministrative, 20 milioni per le imprese, fino al 4%.
i principi base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma di diritti degli interessati, i trasferimenti dei dati personali. Queste sono ovviamente fattispecie più gravi, quelle che trovate dalla lettera del quinto comma del punto 5 dell'articolo 83, e quindi le sanzioni sono maggiori. Certo, grazie al cielo, qui si dice sono fino a, e non si dice partono da fino a, e questa è quello che sarà invece la ragionevolezza di chi le applica, che ovviamente non potrà. Però sono poteri ormai molto simili a quelli dell'autorità garante per la concorrenza del mercato. Perché diventano elementi di mercato. Perché c'è questo spostamento anche dal punto di vista sanzionatorio? Perché effettivamente nella prospettiva che vi ho detto, che quindi questi beni dati diventano un elemento di asset aziendali di soggetti che su quelli fonderanno le loro fortune, a questo punto è corretto che si utilizzino le stesse sanzioni antitrust, perché quelle sanzioni antitrust sono l'unico deterrente per i grandi soggetti, non i piccoli. Qui il garante non darà ovviamente 20 milioni di imprese che hanno fatturato magari di 200.000 euro, non è immaginabile, no? I 20 milioni li darà alla multinazionale, che invece ha, e quei 20 milioni si giustificano perché ha deviato dalla linearità di comportamento del mercato, e quindi è stata in qualche modo una distorsione di mercato. Lì probabilmente poi interviene anche l'antitrust in seconda battuta, no? In prima battuta il garante in qualche modo certifica quelle violazioni, e poi quelle violazioni diventano un comportamento di violazione delle norme antitrust, che hanno portato che sono ad avere un abuso di posizione dominante, una concentrazione. Si deve, ormai l'antitrust sul tema dei big data è già entrato, il tema importante è il mercato rilevante dietro i big data, quali sono, perché entra l'antitrust. Perché il detentore di tanti dati diversifica le sue attività, ne aggiunge altre e taglia gli operatori di quel settore. E cioè nel momento in cui uno ha questo petrolio, sa che ha un contatto diretto con un consumatore interessato a una certa merce. Lui non la produce quella merce, ma se comincia a produrla, taglia tutti gli altri operatori di quella merce sul mercato. È pacifico questo, perché gli altri non hanno questa direct marketing nei confronti del consumatore, e quindi dovrebbero spendere tantissimo o per comprarsi i dati che c'ha questa multinazionale o per accaparrarseli, e quindi vengono inesorabilmente tagliati. E questo sta succedendo, vediamo, i famosi top player della rete non fanno più soltanto gli aggregatori di notizie o motori di ricerca, ma fanno gli Amazon della situazione, vendono automobili, ti consentono di fare i pagamenti online, i retails stanno tutti dentro il discorso dei dati. Quindi capite quanto è importante per il mercato sapere che chi ha quei dati sono dati che tra virgolette non gli appartengono fino in fondo, e chi lo dice che non gli appartengono? Questa è un'altra normativa, e quindi li ridà al legittimo soggetto interessato, che deve sapere e in qualche modo deve anche controllarli dentro i limiti di queste regole di correttezza. Scusa, prego. Sì, c'è il microfono. Mi viene in dubbio per le sanzioni amministrative pecuniarie, se nel caso di attivazione della procedura di composizione della crisi abbiano lo stesso rigore dell'IVA oppure no, perché al comma 1 dell'articolo 83 dice che ogni autorità di controllo provvede siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, ed è una puntualizzazione che non troviamo in genere nelle sanzioni ordinarie. Questo effettive, proporzionate e dissuasive ricordano molto il problema dell'IVA non falsificabile. Allora mi chiedo, un'impresa che dovesse per esempio finire sotto la procedura OCC proprio a causa di una violazione del genere, perché il carico è insostenibile dato gli importi, sarebbe un importo falsificabile? No, certo. Non so rispondere ovviamente. Io direi. Però la mia impressione è che proprio in questa proporzionalità e ragionevolezza alla fine
c'è quello che io avrei voluto personalmente, di scindere le attività, cioè le attività hanno messo tutto insieme, però dentro l'applicazione delle sanzioni certamente il garante dividerà tra tutti quei soggetti che trattano dati, ma li trattano in quanto strettamente strumentali alla loro attività, e invece quei soggetti che li trattano in quanto entrata sul mercato per nuovi business, e quindi diventano i dati per aprire nuove attività. Allora in questo secondo caso ci saranno anche sanzioni importanti se non si seguono queste regole, perché poi c'è la violazione del mercato, e abbiamo detto che il dato è diventato un elemento di mercato e quindi sarebbe contraddittorio. Invece per quanto riguarda aziende che li utilizzano e ci sono degli errori, non c'è quella finalità. Ci potrà essere una compartecipazione all'abuso da parte dei soggetti più significativi, però quello evidentemente sarà soprattutto dopo un po' di anni che uno non mette in atto una serie di procedure. La domanda specifica non sono in grado. Allora, le ultime prospettive, prego. Ah sì, tanto da là la sentiamo. Stiamo parlando sempre di imprese, ma nel caso la violazione venga a cura di una pubblica amministrazione, sì. Intanto la prima domanda, come si applicano le sanzioni, cioè 6, 10 milioni, no, perché parlare del 4% del fatturato non ha senso. Certo. Sì, si va sulla sanzione pecuniaria. Oppure fino a sempre, e poi pagherà sempre, come dire, il titolare, quindi che ne so, sicuramente comunale, il direttore comunale, se ci sono, cioè se già si prevede qualcosa. Sì, sì. Allora qui i principi sono sempre gli stessi, e cioè se siamo nell'adempimento delle funzioni, comunque quel soggetto è coperto dall'amministrazione stessa, c'è il tema della colpa grave, del dolo e quindi della responsabilità, che in quei casi è soltanto in ipotesi estreme, importanti, e poi scatta anche la Corte dei Conti, tra l'altro ai fini del risarcimento all'erario. Quei principi rimangono tutti fermi in questo caso, e quindi di per sé nel caso del sindaco, in questo caso bisogna verificare che tipo di colpa è, se una colpa più lieve non è addebitabile a lui, ma fa parte di quello che è il rischio tipico di chi esercita funzioni pubbliche. Se viceversa ci fosse a questo punto già un dialogo con il garante che gli ha detto devi fare questo, lì entriamo in un discorso di colpa grave. Ci sono i temi delle coperture assicurative qua, no? Perché la copertura assicurativa non arriva mai a coprire il dolo e la colpa grave, no? Però mi sarebbe disparità di trattamento nel caso delle aziende, se il titolare del trattamento io ha una di queste posizioni, non è che viene punito nel caso della pubblica amministrazione, no? Mi sembrerebbe ciò. No, io non sto dicendo che ci sono trattamenti diversi, io sto dicendo che mi pare che la sua domanda è legata a chi paga o a chi è responsabile, perché sono due cose diverse nelle amministrazioni pubbliche. Chi paga non è detto che abbia pagato colui che è responsabile, nel senso anche nel caso di colpa lieve l'amministrazione pubblica viene condannata, ma non paga il funzionario che incarna quelle funzioni, ma paga l'amministrazione in quanto tale, la quale però normalmente è assicurata e quindi scarica sull'assicurazione, e quindi il meccanismo è questo qui. Se invece siamo in un caso di colpa grave, non solo non paga l'amministrazione, ma che comunque non sarebbe neanche assicurato perché l'assicurazione non copre, e paga in proprio con i soldi suoi il funzionario, quindi la valutazione è uguale. Mi stavo dicendo, sì, tra l'altro l'amministrazione, sì, diciamo paga l'amministrazione il punto di partenza, però scatta la rivalsa, e quando scatta la rivalsa è corretto. C'è una solidarietà passiva in capo all'amministrazione. Solidarietà passiva significa che però c'è l'azione di rivalsa dentro l'altro soggetto responsabile. C'è la Corte dei Conti che chiede, sì, che risarcimento. Per carità, ma il
paga l'amministrazione, la quale si fa tramite la Corte dei Conti al soggetto responsabile. Io non è che posso chiamare in causa il funzionario e il funzionario pagamento, cioè si fa l'amministrazione si paga. Se siamo davanti a un caso di colpa grave, tuttavia attraverso un procedimento che deve essere acclarato, quello viene acclarato normalmente dalla Corte dei Conti, la Corte dei Conti imputa il pagamento a questo punto anche in caso al funzionario, che ci abbiamo tanti casi, si varia anche centinaia ormai. Prego. Cambio domanda, chi è il titolare del trattamento? In un'amministrazione pubblica, è il direttore generale. Il trattamento è il direttore generale. Poi valgono le stesse regole, deve nominare un responsabile. Se ce n'è uno di direttore, cioè possono esserci tante direzioni e quindi sono le direzioni. Prendiamo un po' le stesse regole, il segretario. Nel caso del comune è il segretario. Cioè chi ha la direzione, la definizione è questa, chi governa da un punto di vista amministrativo, non politico, ovviamente, da un punto di vista amministrativo, perché è lui che gestisce i dati. Quindi la responsabilità è sua. Quindi diciamo non è il sindaco ma è il segretario comunale, nel caso del comune. Il segretario generale che valuta le stesse regole non si può tirare fuori, perché come il titolare del trattamento viene sanzionato in un'azienda anche per non so, questo è quello che abbiamo visto. Mi aspetto, penso, che anche negli enti comunali, nelle regioni che siano il titolare del trattamento, subirà lo stesso. Sì, col meccanismo che però abbiamo detto, che il punto di partenza paga l'amministrazione, cioè la sanzione viene erogata all'amministrazione in quanto tale, se si appalesano delle responsabilità in quel singolo funzionario in violazione scatta tutto un procedimento che arriva poi attraverso un'altra decisione alla rivalsa del singolo soggetto, sempre che sia abbia disponibilità di patrimonio, perché poi a quel punto però, l'amministrazione ha pagato e non c'è più nulla in carico. Va bene. Chiudiamo il tema. Prospettiva adottata dal regolamento si fonda sul sistema di responsabilizzazione e di prevenzione danno, penso adesso sia quasi tautologico questa, per il quale il titolare può in essere un'attività di individuazione preventiva del rischio. Alcune criticità: non è previsto un'elencazione specifica dei compiti del titolare, questo mi sembra che la criticità maggiore che tutti abbiamo riscontrato, perché tutto fatto su una valutazione sul comportamento, l'adeguatezza, mentre quella elencazione esiste in capo al responsabile. Si rimanda all'individuazione degli obblighi e a meno strumenti di software. L'adesione ai codici di condotta a un meccanismo di certificazione può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare. Configurazione del trattamento fin dall'inizio dell'attività, significa che il primo passo è andare di pari passo con l'attività. Ovviamente considerate che c'è un fatto buono, che quelle realtà pubbliche o private virtuose ovviamente non sono all'anno zero, perché la normativa ratifica tutto, cioè tutto quello che è già stato fatto è un elemento importantissimo con riferimento all'adeguamento rispetto alla normativa, cioè non è che si ricomincia da capo. Ci sono poi altri obblighi legali, tra l'altro enormi, penso del 231, tutti i temi dell'antiriciclaggio. Cioè abbiamo oggi in Italia, da 11 anni a questa parte, tutta una serie di normative che pur avendo obiettivi diversi, mirano comunque alla trasparenza. Tutelano i dati, però tutelano elementi di trasparenza legati magari alla sicurezza, magari alla linearità, alla tracciabilità, che sono tecnicamente gli stessi strumenti utili per la tutela del dato, e quindi nel momento in cui ci sono già quelle misure in atto anche nelle amministrazioni pubbliche, significa che la valutazione che verrà data ex post dal garante sarà comunque una valutazione che prenderà in esame anche la presenza già di altri presidi, ancorché non siano strettamente collegati a questa normativa. Questo è importante, perché il comportamento del titolare non è strafico, nel senso, se lui già posto in essere tutta una serie di misure nell'ottica di legalità,
diventa difficile che venga ritenuto invece responsabile di qualcos'altro, e di punto in bianco a questo punto c'è anche una coerenza nel leggere il comportamento del titolare. Quindi sicuramente aiuta molto il fatto che già si sono poste in essere valutazioni. Dal punto di vista professionale è anche più facile, perché dal punto di vista professionale, quando uno si affaccia a un cliente che già ha posto in essere, è anche più facile spiegare che cosa va adeguato, e per certi versi gli oneri in capo al cliente sono anche più ridotti, e quindi è anche un modo per entrare in dimensioni che fanno capire che sono degli investimenti queste misure, perché poiché la prospettiva è questa, nulla vieta che fra 3 anni ci troviamo un'altra normativa che non ha nulla a che vedere con la privacy, ma magari ha a che vedere con la sicurezza del lavoratore, o piuttosto con l'ambiente, l'energia, che hanno le stesse tecniche, e uno si era attrezzato per la privacy, guarda caso queste sono molto simili a quelle che saranno, quindi vanno ritenuti investimenti questi. Vanno ritenuti investimenti, individuazione del rischio. Ecco, l'individuazione del rischio, fate attenzione, perché gli impatti negativi, di nuovo, non solo sui diritti, ma anche sulle libertà. Ed è questo il tema che poi il garante è più attento, lo avrete visto anche ogni volta che ha preso posizione pubblica. I diritti economici sono importanti, ma il tema delle libertà è quello, c'è tutto il tema dei minori, c'è tutto il tema della cybersicurezza, c'è tutto il tema che riguarda la disabilità. Allora, tutto questo tema sensibilmente è molto sensibile ed entra dentro la libertà più che i diritti economici degli interessati. Le misure tecniche e organizzazioni dell'economia con le previsioni legali, i risultati attesi, abbastanza evidenti, che i contenziosi civili si possano evitare, e anche i procedimenti, e soprattutto che in bilancio si possano mettere dei costi, delle spese, degli investimenti stabili, perché chi ragiona in termini di costi di un eventuale contenzioso, come fanno tutte le imprese, è chiaramente c'è un'incertezza, un'aleatorietà immensa, quindi magari ci sono riserve, ci sono una serie di elementi che poi magari sono abnormi o addirittura inconsistenti. Quando uno invece conosce i costi che i professionisti richiedono per questi adeguamenti, è molto più facile già postare in bilancio: io quest'anno dovrò fare questo adeguamento e quindi avrò questi costi, che saranno probabilmente decrescenti, perché poi una volta fatti i primi adeguamenti piano piano ci si apprezzerà. E quindi questo è una buona motivazione invece per le aziende o anche per gli enti pubblici di dire: cerchiamo di attrezzarci subito, perché certamente potrebbero non esserci invece dei costi che oggi intanto dobbiamo mettere per forza, perché bisogna comunque inserire i costi di un contenzioso, che invece vengono a essere calmierati e soprattutto resi costanti, questo è un punto di vista strettamente economico. Direi che sono le 6 in punto, scusatemi se sono andato lungo, ma essendo il primo intervento probabilmente così meritava anche di andare un po' più. Grazie e ci vediamo.